Signore, re di pace, chi vive in suo, chi vive in suo. Cristo, luce delle tenebre, sono dove
Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alla mia supplica, dunque sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha rinnegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. Inebandisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, mi penso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra di alza. Rispondi presto, Signore, vieni meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Non nascondermi il tuo volto, perché ne confido, Signore. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistete gli saldi nella fede. So
La terza domenica del tempo ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della parola di Dio. Questa domenica della parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno in tutto il periodo ordinario, quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l'unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza temporale. Celebrare la domenica della parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un'unità autentica e solida. La relazione tra il risorto, la comunità di credenti e la Sacra Scrittura è estremamente vitale per la nostra identità. Senza il Signore che ci introduce, è impossibile comprendere in profondità la Sacra Scrittura. Ma è altrettanto vero il contrario. Senza la Sacra Scrittura restano invecitati gli eventi della missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Dedicare in modo particolare la domenica dell'anno liturgico alla parola di Dio consente anzitutto di far vivere alla Chiesa il gesto del risorto, che apre anche per noi il tesoro della sua parola, perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza. Tornano alla mente, a proposito, gli insegnamenti di San Pietro. Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di quanti la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la studiano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla.
Thank you.
Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco che in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di conoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Gaoba, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò è accaduto in questi giorni? Domanda: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta, potente, in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti, i nostri capi, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma noi non l'hanno visto.
Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro con tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio, erano, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al mattino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore del petto mentre conversava con loro lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono i bambini, gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano conosciuto nello spezzare il pane.
mistico, anche noi, come discepoli di Emmaus, parliamo senza indugio. Torniamo alle nostre case e alle nostre occupazioni. Corriamo sulle strade del mondo in cammino verso Gerusalemme, la città di Dio e dell'uomo, dove il frutto dell'incontro con te nella parola e nel pane diventa vita di amore fraterno e universale. In comunione con tutta la Chiesa, anche noi ci riconosciamo mandati ad annunciare a tutti la bella e lieta notizia del tuo amore per gli uomini e a farci appassionati e instancabili promotori di comunione, di solidarietà e di pace, così da costruire una società più equa e fraterna. Rinvigoriti dalla forza del cibo eucaristico e animati dal fuoco della missione che lo Spirito accende in ciascuno di noi, riprendiamo il nostro cammino di pellegrini nella storia e per le strade del mondo, quali missionari di Gesù e del suo regno, per rivolgere a tutti l'invito a partecipare alla messa del Signore, promessa e garanzia di una vita vera e di una festa che non avrà mai fine. Resta con noi, Signore, resta con noi ora e sempre.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.